Non è soltanto il concetto di spreco, per esempio, delle confezioni dei medicinali, o spreco dei farmaci, o spreco delle ricette, che sicuramente è un aspetto ed è anche importante. Noi di quello di cui vogliamo mettere in evidenza come elemento nuovo e di grande rilievo per i cittadini, ancora non pazienti, è lo spreco dei dati, cioè della quantità di dati che sono necessari nella vita reale per darci un'idea di qual è la vera risposta dei farmaci. Perché c'è una differenza enorme tra i dati clinici che vengono accumulati e richiesti anche dalle agenzie regolatorie, cioè da noi e anche a livello mondiale a tutte le altre, per portare a registrazione un farmaco, e poi quello che invece succede nella vita reale. C'è un divario enorme e in realtà lo spreco è sui dati di quello che fanno queste medicine nella vita reale. E perché c'è un elemento di innovazione? Noi parleremo di questo. Perché recentemente un colosso dell'informatica come Apple e molti altri anche lanciano il Research Kit, cioè che improvvisamente, volontariamente, 20.000 persone nelle prime ore, nei primi giorni, dicono: usa i miei dati nella vita reale di quello che io faccio e usali nell'ambito di uno studio di popolazione, se poi ti dico anche che farmaci sto prendendo, per esempio. E queste nuove tecnologie che si portano al polso e sono collegate o in tasca i telefonini, no? Che tutti hanno, peraltro, io ogni volta che parliamo di questa cosa uno dice: ah, ce l'ho anch'io. Misurano il battito cardiaco, vedono se si possono mettere sotto il cuscino per vedere come hai dormito, quanto hai dormito. Fai che stai prendendo un farmaco che, per esempio, serve a farti dormire, o un farmaco che ha tra gli effetti collaterali poter produrre i disturbi del sonno. E basta che tu mi dica che stai prendendo quel farmaco, non ho neanche bisogno che mi dica chi sei, metti il telefonino sotto il cuscino e io improvvisamente guadagni una quantità, e quindi non spreco, una quantità enorme di dati di cosa fa quel farmaco realmente nella pratica clinica. Poi certo, e oggi lo diremo, bisogna pulire il dato, bisogna validare il dato, bisogna rendersi conto che ci sono una serie di importanti, insomma, problematiche correlate, ma è una rivoluzione che prima era impensabile.